vieni, perché dopo lui mi vieni, vieni di qua, dai, vieni di qua. Beato, così almeno quando bello. Rispondo a te va bene, ok, ecco. Sì. Beh, insomma, investire così in maniera pesante sul futuro proprio in un momento di grande recessione economica è un segnale, direi, molto importante. Sì, abbiamo voluto dare un segnale forte, un segnale importante in un periodo così difficile. Noi vogliamo rilanciare, vogliamo investire sulle strutture, vogliamo investire sul futuro di una società che deve vivere sì sul calcio, ma deve vivere anche sull'immagine di una grande città come Parma, di una grande società come il Parma Football Club e di imprenditori che hanno voglia di fare qualcosa di nuovo, di creare qualcosa di nuovo e di rilanciare proprio in un momento difficile, non solo comprando un giocatore, ma dando patrimonialità alla società, strutturandoci e creare qualcosa di veramente importante e nuovo per il palcoscenico italiano, che deve sempre più avvicinarsi a quelli che sono i palcoscenici dell'Europa, del mondo e anche della Cina, perché ho avuto il piacere di visitare degli impianti sportivi in Cina qualche mese fa e devo dire che siamo indietro persino alla Cina, perciò dobbiamo assolutamente investire, dobbiamo crescere, questo è un primo passo del rilancio che vogliamo fare con questa società. Presidente, durante la presentazione lei ha lasciato una specie di messaggio alla squadra, perché tutto ciò che ha detto anche adesso dipende comunque anche dai risultati sportivi, perché quelli danno entusiasmo e danno voglia di investire. Beh, ovviamente tutto questo si fa poi per finalizzare la partita della domenica. È chiaro che la nostra linfa vitale è il risultato positivo è la voglia di divertirci, di esaltarci con i nostri giocatori la domenica. Perciò devono essere responsabilizzati loro, devono essere responsabilizzati tutto lo staff tecnico, perché è chiaro che tutti questi investimenti sono poi frutto del risultato domenicale, che ci deve dare non solo un'immagine positiva, non solo i 3 punti, ma anche delle energie di positività per continuare a investire in un momento così difficile. Quindi, vista l'espressione di speranza di rimanere, di vincere, di Giovinco con il Parma, investimenti ulteriori anche su Giovinco. Ma noi siamo onorati, io personalmente quando sento parlare Giovinco come ha parlato poco fa mi rende molto felice, perché quando un giocatore acclamato adesso da tutti, citato da tantissimi club nazionali e internazionali, dice vorrei stare nel Parma, vorrei vincere col Parma, veramente mi viene la pelle d'oca, perché vuol dire che una persona che vive la nostra società, che vive ormai da 2 anni questa esperienza, ha la convinzione che si possa ottenere qualcosa di importante in futuro con questo club, e perciò per me è motivo di orgoglio. Ecco, quest'estate insomma sono arrivate delle offerte dall'estero, voi siete riusciti a resistere, parliamo di Giovinco, adesso si riaprirà la sessione di gennaio, insomma possiamo aspettarci, visto anche come sta andando, ha segnato un sacco di gol, sta facendo benissimo, è un giocatore della nazionale, che insomma ci sia un'insidia nuova? Ma le insidie ci sono già, ma lui a gennaio rimarrà assolutamente a Parma e ripeto, mi auguro che possa restare anche nel futuro, ma per poter dare società della dimensione del Parma la possibilità di avere questi grandi giocatori bisogna investire. E questo è il messaggio che noi diamo oggi, investire, perché bisogna avere strutture, bisogna avere delle entrate diverse, bisogna avere la possibilità di aumentare il fatturato e di aumentare le entrate per poter gestire determinati giocatori che, giusto o sbagliato, più crescono più devono essere pagati e il loro valore più aumenta. Questo è il Parma del futuro, il Parma del presente, insomma l'Europa League, per dire, è un obiettivo concreto, è abbastanza vicino. Per realizzarlo forse ci vuole quella ciliegina, ha in mente un grande regalo, ci sta pensando, si fanno sempre i nomi di Palombo, Inzaghi. Ma noi dobbiamo innanzitutto dimostrare di avere continuità, perché già quest'anno abbiamo perso 2 opportunità per catapultarci nelle prime 7-8 posizioni e non le abbiamo sfruttate, perciò prima ci vuole una maturità che già credo quest'anno un po' lo stia dimostrando della squadra, una maturità di risultati e di continuità. Dopodiché a gennaio vedremo quali che saranno le opportunità. Il problema nostro è di tutti, è delle grandi rose, dei grandi numeri, perché purtroppo la Serie B non sfoltisce più, non tutti i club hanno la possibilità di investire, all'estero anche lì il mercato è un po' calato, perciò il primo messaggio è quello che bisogna sfoltire la rosa. Dopodiché, se ci saranno opportunità, noi abbiamo dimostrato in questi 5 anni di aver portato dei grandi giocatori a Parma. Vogliamo anche dimostrare nel futuro di poterli tenere, e questa è la nostra missione per il futuro. Ok, grazie.